In Gesù sei libero. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto. Buongiorno carissimi amici, buon inizio settimana. Accogliamo la sua parola che illumina i nostri passi e leggiamo Matteo 17 dal 22 al 27. In quel tempo, mentre si trovavano insieme in Galilea, Gesù disse ai suoi discepoli: il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma il terzo giorno risorgerà. Ed essi furono molto rattristati. Quando furono giunti a Cafarnao, quelli che riscuotevano la tassa per il Tempio si avvicinarono a Pietro e gli dissero: il vostro maestro non paga la tassa? Rispose: sì. Mentre entrava in casa, Gesù lo prevenne dicendo: che cosa ti pare, Simone? I re della terra, da chi riscuotono le tasse e i tributi? Dai propri figli o dagli estranei? Rispose: dagli estranei. E Gesù replicò: quindi i figli sono liberi, ma per evitare di scandalizzarli, va al mare, getta l'amo e prendi il primo pesce che viene su. Aprigli la bocca e vi troverai una moneta d'argento. Prendila e consegnala loro per me e per te. Amen. Carissimi amici, Matteo 17. Oggi ci fa entrare sempre di più nel mistero straordinario della passione, della morte e risurrezione di Cristo. Perché è questo l'annuncio che di nuovo Gesù fa ai propri discepoli. Un annuncio che viene collegato oggi in questa pagina del Vangelo con la riscossione delle tasse a Cesare. Noi sappiamo che c'è un contesto storico-culturale ben preciso. Da un lato, ogni ebreo annualmente pagava una tassa per il culto del Tempio e dall'altra, dopo il 70 d.C., il Vangelo di Matteo è stato scritto dopo il 70, c'era una tassa da pagare per il Tempio di Giove Capitolina a Roma. Era un obbligo. E i cristiani si sentivano a volte in una situazione di dubbio e perplessità se fosse giusto nei loro confronti il pagamento di questa tassa. Quante volte anche noi ci domandiamo su certi ambiti se è giusto oppure no. La risposta di Gesù e del Vangelo viene data in un modo spirituale. Tanto che c'è questo episodio in cui innanzitutto Gesù chiede a Simone: i re della terra da chi riscuotono le tasse? Dai figli o dagli estranei? Dice: dagli estranei, non dai figli. E Gesù dice: allora i figli sono liberi. E poi c'è questo fatto concreto in cui Gesù ordina a Simone di andare a gettare l'amo e di prendere il primo pesce che viene, e avrebbe trovato una moneta d'argento da consegnare. La spiegazione, l'evento, il fatto, le domande, la discussione viene elevata. Gesù eleva la situazione che potrebbe ridursi ad un materialismo, ad un pragmatismo dove interessa cosa facciamo, cosa non facciamo, è giusto, non è giusto, tasse o non tasse, vengono usate bene, vengono usate male, ci stanno derubando, non va bene, è contro il nostro popolo, è contro i nostri interessi, eccetera, eccetera. Le conosciamo bene, tutte queste situazioni. Gesù eleva il discorso e parla dei re della terra, perché Gesù è il re. È il re della gloria, perché Gesù ha un regno dove vige amore, pace, gioia, benedizione, prosperità, fedeltà, mitezza, dominio di sé, è il regno dello Spirito Santo. Noi,
in Gesù siamo figli del Re. Noi partecipiamo a questa regalità. Gesù dice, e si fa rispondere addirittura da Simone, che essendo figlio di Re lui e noi partecipando alla sua figliolanza di Re e in quanto Re, anche noi dovremmo essere esenti dalle tasse, ma viene elevato ad un livello spirituale. Qual è la vera libertà per l'uomo? Essere libero di pagare oppure no, di decidere di fare una cosa oppure no, oppure dipendere da Dio. Perché la libertà vera, poiché noi siamo stati fatti da Dio e creati da Lui, è seguire il suo progetto. La schiavitù è essere dipendenti dalla carne. Il mondo di oggi, la società di oggi, ma la società di sempre, il mondo di sempre, ha negato non solo l'esistenza di Dio, ma che seguire Dio e le conseguenti pratiche religiose, preghiere, atteggiamento di fede, sono totalmente non solo una perdita di tempo, ma anche l'oppio dei popoli, un sonnifero, perché non viviamo secondo la nostra ragione, secondo ciò che noi possiamo avere di desiderio. In realtà la vera libertà consiste nel abbandonarsi al progetto di Dio, dal quale noi veniamo, il quale ha pensato a noi e ci ha creato. Quindi ecco, da questo brano che potrebbe sembrare oggi di grande discussione, di grande forum a livello sociopolitico, economico, oggi traiamo un grande insegnamento. In Gesù siamo liberi. Liberi dalle schiavitù. Gesù sulla croce ha pagato a caro prezzo la tua libertà. Chiediamo che il nostro cuore, che la nostra mente sia libera. E se tu sei libero, sei nella pace. Qualsiasi cosa accade, dalla malattia alla guerra, ai disagi, alla crisi, se il tuo cuore riposa in Dio. Come dice il Salmo 62, l'anima riposa in Lui, sta bene. Invochiamo lo Spirito Santo per questa libertà. Vieni, o Spirito Santo, passa oggi nella mia vita. Io ho bisogno di Te. Spirito Santo, donami di fare esperienza che la Tua parola mi rende libero. Spirito Santo, fammi sentire che io appartengo a Lui, che io sono in Lui libero da ogni schiavitù, da ogni dipendenza, che non mi fa vivere serenamente le giornate. Vieni, Spirito di libertà, Spirito del Padre, riempi il mio cuore, riempi la mia vita. E a Te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, ricevete lo slogan di oggi. In Gesù sei libero. In Gesù noi abbiamo la libertà. Benediciamo quindi il Signore perché anche oggi camminiamo e viviamo da figli di Re. Grazie per avermi accolto, buona giornata, ci vediamo domani. Ciao! Carissimi amici, vi invito ad entrare nella pagina di Linktree di Koinonia Biella, una pagina web dove voi trovate tanti link delle proposte che vi facciamo, alle serate bibliche online, ai corsi di evangelizzazione, agli incontri che stiamo organizzando, alla nostra newsletter settimanale e anche a tutti i nostri social. Quindi entrate in questo Linktree e accedete a tutte le nostre novità.